Questo è il lupo, e questo è il suo ululato che da sempre ha creato attorno a lui false leggende di paura e di ferocia. Il lupo non ha nulla di tutto questo, poiché in natura non esiste vera violenza e nessun animale agisce per voluta crudeltà. Questa è prerogativa del libero arbitrio. Certo, il lupo è un carnivoro predatore, e per istinto deve obbedire ai suoi codici di comportamento che talvolta, ad una superficiale osservazione, possono anche apparire crudeli. Ma in nessun caso il lupo è quella belva sanguinaria che la tradizione popolare erroneamente ci tramanda. Gli habitat di questo probabile presunto antenato del cane domestico sono in particolare le foreste di conifere del nord e la tundra della zona temperata dell'emisfero settentrionale. In ogni caso, la sua zona di diffusione, anche se a causa di una spietata ed indiscriminata caccia, si è molto contratta, arriva fino alle zone boscose e fredde dell'Europa del Sud. In questi territori il lupo trova quelle prede che la natura ha destinato per la sua sopravvivenza. Lepri, roditori ed ogni altro piccolo e medio animale del suo territorio sono il suo non certo facile cibo. Non facile poiché il lupo, come ogni altro animale del creato, deve lottare per vincere la sua battaglia per la vita. A questo scopo la natura lo ha dotato di facoltà eccezionali. Il lupo possiede un olfatto non comune che gli permette di avvertire e seguire le tracce di una preda anche in condizioni difficili come un terreno coperto di neve. Inoltre, è un forte ed intelligente cacciatore. Infatti, il lupo, specialmente se è solo, di rado attacca animali che sono difficili da inseguire come un veloce cervo adulto o da sopraffare come un caribù o un alce. Ma assale solamente individui vecchi e malati, o ancora meglio giovani che può più agevolmente catturare. Solitamente caccia in coppia o in branco ed ha un itinerario stabilito e consueto da attraversare in cerca di cibo. La ricerca infatti non è quasi mai casuale, ma frutto di una precisa ed istintiva suddivisione del suo territorio in spazi di esistenza. Ed ogni animale che vive in questi è una sua probabile preda, sempre che non sia da lui considerato una vittima troppo ardua o troppo forte. Un'altra manifestazione di questo tipo di caccia, per così dire intelligente, è che i lupi, prima di iniziare un inseguimento, saggiano la vittima potenziale con numerose cariche. Se l'animale mantiene le sue posizioni e combatte, di solito lo abbandonano. Se invece fugge, dimostrando la sua incapacità a resistere, iniziano un inseguimento a fondo che talvolta, se appare particolarmente difficoltoso, viene interrotto, ma quasi sempre questo termina con la cattura. Nella caccia e nella ripartizione del cibo, come in qualsiasi manifestazione dell'animale, vige una ferrea gerarchia sociale. Sono infatti sempre i maschi e le femmine dominanti a sbranare per primi la preda, mentre i subalterni si limitano a sporadici e quasi sempre inutili tentativi per impossessarsi di qualche brandello di carne.
Questo istintivo ordine gerarchico non è sempre passivamente subito, ma in ogni caso accettato. Ed i sottoposti, per le loro esigenze alimentari, si dovranno contentare degli avanzi del pasto dei dominanti, avanzi che consumeranno lontano dal gruppo per evitare furti ed indebite appropriazioni da parte di altri individui del branco. In ogni caso, ogni brandello di carogna, già conquistato con fatica, deve essere difeso con forza, ma mai con voluta ferocia. Questa è la legge naturale della sopravvivenza delle specie, che anche se talvolta appare violenta, non è mai identificabile con la crudeltà come da noi intesa. All'interno del branco, il lupo può anche essere considerato un animale in un certo senso vivace e gaio, anche se quasi ogni suo movimento è un preciso segnale del suo status nel gruppo. Sdraiarsi sul dorso con le orecchie basse, offrendo il ventre, è segno di sottomissione nei confronti dell'altro individuo. Il tenersi al livello più basso del compagno, anche questo è un segnale di soggezione e di ossequio. Ogni apparente gioco, ogni atteggiamento, ogni azione nella vita di questo splendido e vilipeso animale è una forma di istintivo linguaggio, un linguaggio senza suono, ma non per questo oscuro ed incomprensibile. Un linguaggio che parla delle leggi del branco, delle sue gerarchie e del suo inderogabile assetto sociale. Come detto, gli habitat preferenziali del lupo sono le foreste del nord, la tundra, le zone temperate dell'emisfero settentrionale. In queste terre, quasi al sicuro dai massacri dell'uomo, vive ancora la sua vita regolata da antichi e naturali schemi. Per sopravvivere ha bisogno di spazio, infatti la massima densità di popolazione non è mai superiore ad un lupo per ogni 3 km quadrati. Questi territori vengono marcati con segni odoriferi di possesso posti sugli alberi più grandi, sulle rocce, sui cespugli o sulle piste e sui sentieri di percorrimento, ed in linea di massima vengono rispettati da eventuali estranei. Il lupo, infatti, è poco tollerante verso gli intrusi che, se troppo ostinati nei loro tentativi di invasione del territorio, vengono cacciati e talvolta perfino uccisi. Tra gennaio e marzo, quando l'aria comincia ad intiepidire e la natura si desta dal lungo inverno, per il lupo inizia il tempo dell'amore. Anche per il lupo, come per ogni altro animale del creato, il diritto a procreare è prerogativa dei più forti.
Infatti, nella maggioranza dei casi, l'unica coppia preposta alla procreazione è quella dominante. I piccoli nascono dopo 2 mesi di gestazione in una buca scavata dalla madre o nella tana di una volpe allargata per l'occorrenza. Sia la madre che altri individui adulti di ambo i sessi possono prestare il loro aiuto nell'allevamento della cucciolata, facendo la guardia ai piccoli se la madre è lontana o portando la carne per nutrirli. La cura dei nati è infatti per il lupo un altro inderogabile compito sociale svolto in comune all'interno del branco, compito al quale ogni individuo attende con attenzione e scrupolo. Tutto questo perché, come detto, solitamente la femmina che procrea è la femmina dominante e questa spesso si deve assentare per assolvere insieme al maschio, anche durante il periodo di allevamento, a doveri sociali propri del suo rango, come la composizione di dispute tra individui del branco, il controllo dei movimenti di questo e la perlustrazione dei confini territoriali. Un altro suo compito è la ricerca della preda e la caccia, alla quale solo lei ed il suo compagno può e deve dare inizio. Come già accennato, l'assetto sociale all'interno del gruppo è rigido. Alla coppia dominante spetta per istintivo diritto la assoluta supremazia. Al di sotto di questi due animali vi sono gli altri lupi, solitamente disposti su 2 linee gerarchiche con piccole interazioni tra gli ordini di ranghi dei maschi e delle femmine, ed in ogni caso sempre sottoposti. La stessa scelta e valutazione utilitaristica della preda è privilegio della coppia dominante e solo a questa spetta dare il segnale di inizio e la guida del branco alla caccia. E solo a questa coppia dominante è permesso azzannare per prima la vittima. Questo è il lupo, l'animale delle nostre ancestrali paure. Il lupo, belva selvaggia della nostra fantasia. Il lupo, fiera sanguinaria dei nostri sogni infantili. Il lupo, forse alibi della nostra innata e vera violenza. La natura, nel suo armonico equilibrio, ha disposto che ogni animale ti tema e fugga avanti a te. E tu, lupo, in questa eterna competizione, sai rispettare le norme che questa impone. Corri, lupo, prosegui la tua caccia. Nulla devi temere, poiché la natura ha dato anche a te la possibilità di vivere. Temi solo colui che non fugge avanti a te, ma conserva la sua paura nascosta nel cuore. Corri, lupo, e che la tua corsa possa portarti lontano da colui che vuole la tua fine solo per nascondere la sua vera crudeltà.